224, io direi, anche perché insomma non vorrei farvi aspettare, io inizierei e chiedo alla dottoressa Cristina Ambrosini, che è responsabile del settore patrimonio culturale, do la parola a te, Cristina. Grazie Anna Maria. Buongiorno a tutte coloro che sono collegate, siamo molto numerosi, questo ci fa molto piacere perché non avevamo dubbi, ma il tema del patrimonio culturale è un tema che coinvolge tutti, i cittadini, la comunità, le istituzioni, e questo è un bando molto importante, molto atteso. Avevamo avuto modo di creare aspettativa perché negli incontri fatti a più livelli l'avevamo anticipato, accennato, e riguardo appunto il bando per il sostegno a progetti presentati da soggetti pubblici e privati per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Patrimonio culturale inteso come patrimonio che è conservato, esibito e quindi valorizzato nelle biblioteche, negli archivi storici, nei musei, ma anche patrimonio culturale che afferisce a altri istituti e luoghi della cultura. Quindi ci riferiamo anche a un patrimonio culturale che è diffuso sul territorio, quindi un patrimonio architettonico, archeologico, ma anche un patrimonio immateriale, quindi solo per esemplificare sonoro, audio, video e quant'altro. Io farò solo una breve introduzione per darvi una cornice di inquadramento di questo avviso, che appunto fa parte del programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 21-27 della nostra regione. Un programma che a meno di un anno dalla sua approvazione vede già un ampio impegno di attuazione che supera il 50%, come sappiamo appunto dal comitato di sorveglianza che si è appena svolto a classe. Siamo davvero impegnati tutti quanti con tanta energia, tanta volontà e tanto voglia di appunto accompagnare la regione nell'attuazione di progetti significativi. Per la prima volta, e qui condivido lo schermo, che ho soltanto 3-4 slide da presentarvi. Mi date un riscontro se vedete? Vedete? Al momento no, Cristina. No, Cosa? Non si vede? no. Allora aspetta che torno e faccio schermo intero, condividi, schermo, Ecco, adesso si ok, dovrebbe. Ecco, perfetto, sta perfetto. arrivando, Sì, perfetto, perfetto. ok. Quindi è un bando che è dedicato a progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale, perché ci occupiamo, patrimonio culturale, tutto ciò che ci arriva dal passato, ma che anche noi continuiamo a produrre, ed è un mezzo importante per arrivare ad esplorare il futuro e vivere appieno quello che il futuro dipende da noi nella nostra costruzione, pensando a una transizione digitale anche della cultura. Quindi è un bando che ha come capisaldi sicuramente un principio di conoscenza del patrimonio culturale, ma anche di fruizione secondo nuove, variegate, articolate modalità di fruizione a multilivelli. Quindi come finalità principale aumentare l'accesso al patrimonio culturale, ma senza limitarsi soltanto all'accesso, in realtà ad esplorare, attuare, sperimentare nuove forme di rapporto con il patrimonio culturale, di gestione col patrimonio culturale, di fruizione del patrimonio culturale attraverso soluzioni digitali. A che cosa siamo partiti come settore patrimonio culturale? Nel 2021 il settore ha promosso un'indagine speditiva coordinata dalla collega, la dottoressa Francesca Ricci, sulla situazione della digitalizzazione del patrimonio culturale all'interno dei nostri istituti culturali regionali, qui presenti nella regione e non statali. E che cosa dobbiamo rilevare? Questa indagine
origine, che è stata attuata attraverso una somministrazione di un questionario, si basa appunto su un riscontro di 320 questionari che ci sono pervenuti e che hanno risposto a delle domande che sono state poste. Qui le principali ve le sintetizzo per capire appunto che cosa abbiamo voluto invece inserire tra gli obiettivi e anche i progetti che vengono finanziati con questo bando FESR. Quindi, quanti istituti conservano patrimonio digitale in Emilia? Conservazione, non vedo più la, vedete sempre la mia presentazione, sì. Adesso Non so, si era spostata, ma giuro che non ho toccato niente. Allora, dicevamo, gli istituti conservano patrimonio digitale in Emilia-Romagna, in che quantità e qual è la dimensione effettiva? Si tratta di digitalizzazione di beni culturali, comunque acquisiti in modo analogico, ma anche di beni culturali nativi digitali. Come potete vedere, ancora la stragrande maggioranza dei questionari che ci sono pervenuti ci dà una situazione di nessuna appunto digitalizzazione di beni culturali. Quindi una ricognizione sullo stato del patrimonio culturale digitale nel nostro territorio che ha evidenziato che il patrimonio culturale digitale o digitalizzato è ancora una piccola, insufficiente porzione del patrimonio culturale nel suo complesso. E inoltre il patrimonio culturale digitalizzato, e qua vedete, no, quantitativamente, ci sono delle punte di eccellenza in alcuni casi, come conservazione di file digitali, ma anche una situazione che non ci restituisce un panorama ottimale da questo punto di vista. E in più dobbiamo dire che il patrimonio digitale o digitalizzato non è pienamente fruibile, o comunque laddove lo sia, non è fruibile in modo ottimale con un utilizzo adeguato e soddisfacente delle nuove tecnologie, soprattutto se pensiamo al contesto espositivo, narrativo o comunicativo del patrimonio stesso, oltre che gestionale. Quindi ecco perché abbiamo colto veramente con molto impegno la possibilità che il programma regionale FESR per questo settennato 21-27 offre per inserire le strategie sul patrimonio culturale in modo diretto, esplicito, voluto e assecondato. Come tutti noi sappiamo, che apparteniamo alle istituzioni culturali, pubbliche o anche private, oppure anche apparteniamo alle categorie di professionisti della cultura, sappiamo che in questi anni le sollecitazioni ci arrivano da più parti. Siamo già alle prese, stiamo facendo palestra, molti di noi, con i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che nella misura dedicata alla cultura e che fa capo come amministrazione titolare al Ministero della Cultura, ci vede davvero impegnati in attuazione di progetti che parlano di rigenerazione dei luoghi, di rigenerazione delle comunità, partendo dall'ineludibile messa in risalto di ciò che rappresenta l'identità delle comunità, un'identità dinamica, ed è il patrimonio culturale. Quindi sappiamo che molte occasioni sono già in atto e sono da cogliere nel PNRR, in più appunto adesso si apre in maniera importante, sia per la consistenza delle risorse messe a disposizione, sia per, speriamo così sia colto, negli obiettivi di questo bando, nel programma regionale del FESR. E a questo poi si aggiungono altre fonti di finanziamento. Quello che mi preme sottolineare, prima di lasciare la parola a Claudio Leombroni, che entrerà nel dettaglio della presentazione delle caratteristiche salienti di questo bando e delle modalità per partecipare, davvero dobbiamo essere consapevoli dell'occasione che ci si presenta in questi anni per affermare la centralità
della cultura e del patrimonio culturale. È una nostra responsabilità in prima persona, è una nostra responsabilità mettere in atto delle progettazioni che siano davvero, che diano conto di quanto è stato possibile fare finora in maniera magari più episodica, che diano conto della maturazione raggiunta dalle nostre istituzioni culturali, della capacità di far lievitare le esperienze fatte logica di rete e di innovazione per consentire davvero che la transizione digitale del patrimonio culturale con il patrimonio culturale diventi una realtà per tutti i cittadini. Io vi ringrazio, rimango a disposizione ovviamente insieme a Claudio e a tutta la nostra struttura, al nostro settore, perché intendiamo accompagnare con grande desiderio e grande comprensione l'approccio a questo avviso. Bene, io lascio la parola e tolgo la condivisione. Lascio la parola a Claudio. Grazie. Grazie. Io invece attivo la condivisione. Vediamo se funziona. Vedete? Sì. Ok. Cristina ha spiegato, diciamo, le origini di questo bando, sarà l'unico, anche perché speriamo che stabilmente il settore del patrimonio culturale sia entrato in questo tipo di finanziamenti, che ovviamente hanno una robustezza ineguagliabile da parte dei soli capitoli culturali, capitoli che in genere dispongono. Io ho organizzato la presentazione del bando in modo, credo, spero, semplice, quindi ponendo alcune domande, ma quasi in modo giornalistico. La prima è chi può presentare poi questa domanda. Il bando ha per oggetto due linee di intervento che si distinguono per il tipo di soggetti che possono presentare domande. La linea di intervento numero uno è dedicata ai soggetti pubblici. La linea di intervento numero due è dedicata ai soggetti privati. Poi sul significato di privato per il settore del patrimonio culturale diremo a breve. Quindi la linea di intervento numero uno è destinata a comuni, unioni dei comuni, città metropolitana di Bologna, se mette lì per città metropolitana, consorzi pubblici, comunque persone giuridiche pubbliche, struttura associativa, aziende utili e altri organismi di diritto pubblico, perché il panorama italiano è molto variegato. In questo caso, terrete, teniamo come punto di riferimento la definizione di altri organismi di diritto pubblico che sta nel codice dei contratti, nuovo codice dei contratti, appunto, il decreto legislativo non è 26, ma credo sia 36. Perché sono questi soggetti? Perché riteniamo che in capo a questi ci siano fette significative di patrimonio culturale e perché fanno riferimento a dare intervento già consolidato. Ad esempio, le aziende USL sono presenti perché gestiscono fette significative del patrimonio, soprattutto di tipo museale. La città metropolitana di Bologna può presentare anche progetti territoriali che aggregano almeno 5 comuni.
comuni, oltre che possono partecipare in forma singola, ma anche in forma aggregata, designando un capofila e presentando allegato alla domanda un atto formale per cui si è costituita questa aggregazione. Quindi può essere una convenzione, un accordo di programma, un protocollo, insomma, qualcosa che però formalizzi, anche perché il capo al capofila, come vedremo, così come al soggetto, a chiunque, a qualunque soggetto proponente, sono in capo oneri organizzativi non di poco. Ciascun soggetto può presentare Scusa Claudio, ci chiedono se ti puoi avvicinare un po' di più al microfono perché non si sente molto l'audio, grazie. Per avvicinarmi devo mettermi vicinissimo, quindi vedrete il naso, gli occhi, o alzo la voce così magari sentite meglio. Per i soggetti privati, tenete conto del significato di privato per il settore non tanto della cultura in generale, ma del patrimonio. In questo ambito abbiamo individuato associazioni e fondazioni, diciamo un po' gli enti del terzo settore, e vedete alla lettera C istituti come gli istituti storici della resistenza, diciamo così, che sono associati o collegate all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione d'Italia, perché questi istituti hanno significative porzioni di patrimonio, soprattutto archivistico. Che configurazione devono avere gli enti, i soggetti di cui alla lettera A e B, perché gli istituti di cui alla lettera C sono sufficientemente contrari? Non devono avere scopo di lucro, devono avere sede legale e operativa nel territorio regionale e devono essere costituiti, operare con continuità nel settore dei servizi bibliotecari o archivistici o museali o nel settore della promozione culturale da almeno 5 anni. Trattandosi di patrimonio, questi soggetti devono avere ovviamente un patrimonio. Poi in alcuni casi questo patrimonio si estrinseca in servizi bibliotecari, in servizi archivistici o museali, in taluni casi quantomeno nel settore della valorizzazione, della promozione di questo patrimonio. Nel caso siano i titolari di una biblioteca, questa dovrà essere parte di un polo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale, quindi la sigla SBN sta per Servizio Bibliotecario Nazionale. Nel caso sia un archivio storico, essere registrato nel sistema informativo regionale, o se non lo è, ci sarà la possibilità, in sede di domanda, di compilare una scheda informativa, e nel caso del museo avere almeno un direttore o un regolamento. Voi direte per quale ragione? Perché questo assicura che sia un museo avente una certa strutturazione, una certa qualità. Direttore e regolamento sono due requisiti previsti dai cosiddetti livelli uniformi di qualità per i servizi museali, che sono stati approvati qualche anno fa con un decreto ministeriale e sono stati recepiti dalla Regione Emilia-Romagna. Per le biblioteche, essere parte di un polo regionale attesta che svolgono servizi al cittadino. Non dimenticate mai che occuparsi, uno dei criteri orientativi di questi bandi, oltre al patrimonio culturale, anche che siano di fruizione pubblica, ovviamente, che
naturalmente perseguiamo queste azioni l'interesse pubblico. Ora, che cosa è possibile, quindi quali progetti è possibile presentare da parte di questi soggetti? Quali, ripeto, potranno presentare una sola domanda? Allora, gli ambiti sono tre e naturalmente un progetto può riguardare uno di questi ambiti o tutti e tre. Qui il primo è quello più, diciamo, classico, più scontato, la digitalizzazione connessa a metadatazione del patrimonio culturale. Lo schemino che vedete sulla sinistra è meramente indicativo, esemplificativo. Noi stiamo lavorando a quello che vedete in rosso, spazio dati regionale per il patrimonio culturale. Stiamo cioè cercando di costruire un'infrastruttura per il digitale, soprattutto per la conservazione del digitale, dei dati distinti dalle applicazioni, invece naturalmente dobbiamo mettere in conto la pluralità, eccetera. Questo è meramente esemplificativo di questo che sto per dirvi. Sulla digitalizzazione, saprete, sono in corso gare a livello nazionale e anche regionale con fondi PNRR. In quell'ambito sono stati definiti anche, chiamiamoli standard, linee guida tecniche, di cui ci è sembrato naturale, ragionevole che anche questo bando vi faccia riferimento. Nell'allegato 1 al bando troverete semplicemente alcuni link in cui è possibile vedere, scaricare questi documenti che ovviamente fanno riferimento, che so io, a standard tecnici relativi alla digitalizzazione, alla risoluzione, eccetera, eccetera. Questo per avere un approccio coerente tra FESR e PNRR. Vedremo più avanti che una anche un criterio anche di valutazione è proprio, diciamo, questa integrabilità o questa coerenza. E per non fare le cose come si è fatto spesso in questo paese, un po' come il vestito di Arlecchino, no? In ambito PNRR, quindi, sono stati elaborati alcuni standard che noi suggeriamo, evidentemente, come punto di riferimento, e sono stati anche determinati alcuni principi. Uno di questo è che il patrimonio di norma deve essere già descritto da qualche parte. Noi diciamo nello spazio dati regionale che è, ad esempio, costituito da i poli SBN, questo vale per il materiale bibliografico, descritto nei cataloghi, diciamo, delle biblioteche, oppure nel sistema informativo archivistico, se trattasi di archivi, oppure nel sistema PATR, questi sono sistemi regionali, per quanto riguarda il museo, oppure il IMAPO, che è una banca dati molto specialistica sulla quale abbiamo investito, che è molto in questi anni e che è dedicata alla fotografia e alla grafica. Oppure in analoghi sistemi statali o locali, fermo restando come che soprattutto ad esito del progetto ci sia una forma di accessibilità o di interazione con lo spazio dati, chiamiamolo così, regionale. Se non tutto il materiale è catalogato o metadatato, è possibile finanziare anche, vedete, catalogazione e metadatazione, però nei limiti del 15% del costo totale. Catalogazione nel settore del patrimonio culturale è un problema, nonostante i tanti anni in cui sia gli istituti, sia la regione stessa, attraverso i vari bandi, eccetera, si siano, dire, questo settore molto adoperati,
problema è che c'è ancora molto, molto patrimonio non catalogato, e questo sicuramente è un problema, ma non è questo il bando per risolvere quel problema. Altri due ambiti, e questi, se vedete, secondo e il terzo, credo coprano quasi a 360 gradi l'ambito delle tecnologie digitali. Il secondo è cruciale, è la fruizione del patrimonio digitale, del patrimonio culturale digitale. Quindi qui potete immaginare sistemi di front-end, impiego di tecnologie di realtà estesa, aumentata, immersiva, a seconda degli istituti, pensate, non so, luoghi archeologici, parchi archeologici, musei, quindi, insomma, davvero potete immaginare tantissime cose. Il tema di fondo è sempre migliorare la fruizione digitale, sul web, del patrimonio culturale, nella seconda forma, oppure anche attraverso l'utilizzo di dispositivi e quant'altro. Questo per magari costruire nuove narrative, incrementare la comprensione dei contesti. Qui davvero penso che possiate spingere. Terzo ambito è più gestionale, ma vuol dire le tecnologie digitali legate ai sistemi di monitoraggio e di gestione del patrimonio culturale, oppure all'accessibilità, oppure a soluzioni avanzate per l'educazione al patrimonio. Io credo ci stia, poi questa è una sintesi, se leggete il bando, dove avete degli esempi, quindi una lista di cose possibili che sempre va intesa come esempio, che non è e non esaustivo. Credo che in questo bando, in questo abbia caratteristiche che a noi interessano, cioè quello di stimolare anche la creatività e soluzioni innovative. Se questi sono i progetti ammissibili, quali sono le spese ammissibili? Allora, in linea logica, ovviamente, sono le spese che servono strettamente a realizzare questi progetti. Quindi avete una lista, quindi che possono essere servizi di digitalizzazione, metadatazione, potremmo aggiungere barra catalogazione entro quel limite del 15%, realizzazione di sistemi di front-end, la progettazione, lo sviluppo, il collaudo delle soluzioni, l'acquisizione di servizi informatici o servizi specialistici funzionali alla realizzazione del progetto, l'acquisto, il leasing di arredi e attrezzature sempre quelle strettamente necessarie alla realizzazione del progetto. Tenete poi presente che nel caso di locazione la spesa scaricabile, quella relativa alla durata del progetto, che poi vedremo nelle slide successive. L'aggiornamento, attenzione sulla parola, aggiornamento del personale sulla soluzione o sul dispositivo che è stato progettato e viene implementato. Quindi la parola è stata scelta ovviamente perché se usassimo formazione si apre tutto un altro filone di finanziamento con fondi europei che non appartiene a questo bando. Quindi qui è l'addestramento del personale sulla soluzione adottata. Le ultime due voci di spesa sono importanti e l'importanza la capirete poi con le slide successive per alcuni vincoli che abbiamo dovuto adottare per questo bando. Uno sono le spese per personale dipendente, questo vuol dire spese per personale a tempo indeterminato o determinato, gli appalti di servizi sono recuperabili da altri, esempio dalla voce di nella misura massima
del 15%, quindi è calcolata, vedete, su queste voci nella misura massima del 15%. E poi le spese generali, queste sempre secondo sulla base dei regolamenti europei, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale delle voci sopra. E la cosa allettante di quest'ultima tipologia di spesa è che non deve essere rendicontata proprio perché calcolata in modo forfettario. In riferimento alle spese, qui entriamo, diciamo, in una parte dolente, ma la dobbiamo gestire e la dobbiamo affrontare. In relazione alle spese ammissibili, dobbiamo prestare attenzione a quanto si deve. In particolare per i soggetti pubblici, le spese di cui sopra sono esito di procedure di acquisizione di forniture e servizi che devono essere svolte in conformità al codice degli appalti vigenti, che vuol dire di fatto di conformità al nuovo codice degli appalti. L'IVA non è un costo ammissibile, ovviamente lo è per tutti i soggetti pubblici, cioè non è un costo ammissibile salvo i casi in cui costituisca un caso costo sostenuto non recuperabile. È il caso dei soggetti pubblici per cui l'IVA è l'imposto. Qui in sede di domanda andrà dichiarato delle cose, ma su questa parte ci arriveremo. E la parte dolente direi è questa. Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CUP, dire codice unico di progetto. Gli enti pubblici a questo sono abituati. Ora, muovendo dalla premessa che la tipologia di fondi che stiamo utilizzando, fondi europei, richiede necessariamente il CUP, perché queste tipologie di fondi sono ipso facto investimenti pubblici, è come operare, come ottenere questo punto. Nel caso dei soggetti pubblici, e ripeto, sono abituati anche perché questo è già applicato, ad esempio, non so, nei piani bibliotecari, museali, eccetera, che la regione fa, cioè in questo caso dovrà essere il soggetto proponente, il soggetto pubblico, a richiedere il CUP presso la competente struttura ministeriale, il cui link vedete in quelle immagini. Ma il privato come fa? Al privato lo comunicheremo noi e sarà scritto nell'atto di concessione. La cosa che anche il privato dovrà fare, ed è questa la novità, diciamo, dovuta a quel decreto che vedete, soprattutto forse alle difficoltà interpretative, per cui, diciamo, per gestirlo in modo che non sia contrastante o che non sia una forzatura, noi abbiamo applicato anche a questo bando questo tipo qua. Il privato, i fornitori a cui si rivolge il privato, con le regole naturalmente cui il privato è abituato, quindi non tanto con il codice dei contratti pubblici, ma comunque con le procedure, con le richieste di preventivo, insomma. Una volta individuato il fornitore, ciascuna fattura dovrà indicare quel numero, cioè il codice unico di progetto, perché altrimenti la documentazione probatoria della spesa non è ammissibile. Questa è la parte che, ad esempio, ci ha costretti
a modificare il bando con una deliberazione recente rispetto a quello deliberato a metà giugno. Non mi soffermo oltre perché ovviamente su queste parti, quindi sulle spese ammissibili e poi sulle imputazioni, il bando, soprattutto vedete il punto 9.3 del bando, si dilunga. Che cosa sarà valutato del progetto? Qui vedete una griglia che sintetizza essenzialmente come il nucleo di valutazione o il gruppo di lavoro si occuperà dell'ammissibilità formale e il nucleo di valutazione entrerà più nel merito. Entrambi, gruppo di lavoro e nucleo di valutazione, saranno nominati con determina del direttore generale. Qui vedete, non sono criteri che ci siamo inventati, sono criteri che sono indicati negli atti del comitato di sorveglianza, che sovrintende alla applicazione e alla, diciamo, declinazione delle regole europee nei nostri bandi e nelle nostre iniziative di finanziamento. Quindi, sintetizzato, per l'ammissibilità formale, come immaginate, sarà visto se la domanda è stata presentata nei termini, è completa, ha tutte le documentazioni richieste, gli allegati, se chi propone effettivamente il legale rappresentante o suo delegato, e nel caso dei soggetti privati un altro soggetto dotato di procure e così via. Qui si guarda anche la conformità a norme nazionali europee, in particolare agli aiuti di Stato, fermo restando che questo bando non è interessato alla disciplina degli aiuti di Stato, perché si rivolge a soggetti che non hanno né settore specifico attività commerciale, e comunque questo intervento non altera il mercato interno europeo, cioè non introduce forme distorsioni del mercato. Su questa partita, trattandosi di fondi europei, come potete immaginare, l'attenzione è alta. Ciò nonostante, nel bando si dice che, ove questo vale soprattutto per i soggetti privati, analizzando la natura, si scorgessero delle possibili interferenze con la disciplina degli aiuti di Stato, si procederà ad una apposita istruttoria. L'ammissibilità sostanziale riguarda invece la coerenza con le strategie e anche in una prima parte e in una seconda con gli obiettivi della misura. Tutto questo lo trovate nei documenti regionali già approvati e che trovate nel sito della regione dedicato al FES, che è FES.regione Emilia Romagna, eccetera, eccetera. Terzo elemento di ammissibilità sostanziale è famigerato PNSH, su cui il bando ha un'apposita sezione, un apposito allegato, e che, come sapete, riguarda un po' la parte di principio di non arrecare danni significativi al nostro ambiente già sufficientemente sotto pressione. La cosa che vi può interessare di più però è la valutazione di merito che fa il nucleo di valutazione. Ed è questa, come vedete, anche qui questi criteri sono indicati nelle carte approvate che vedete sul lato sinistro, il riferimento e anche la pagina. Qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi,
della metodologia, eccetera, l'impatto atteso della digitalizzazione in termini di incremento dell'utenza, il livello di innovazione del progetto, la qualità economico-finanziaria e il DNSH, diciamo, et similia, quindi la capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica. Noi a questi abbiamo dato dei punteggi, la cui somma fa 100, il punteggio minimo è 60. Saranno naturalmente fatte due graduatorie, e una per i pubblici e una per i privati. In caso di parità si utilizzeranno i criteri premiali che vedremo nella slide successiva. Ove ci fosse anche qui premialità, si ricorrerà al criterio cronologico, cioè il caricamento delle domande del sistema informativo. Il minimo del punteggio lo vedete. Ora, come presentare la domanda? Poi vedremo i criteri premiali che sono legati ad alcuni fattori precisi. Innanzitutto, la domanda deve essere compilata nel sistema Sfinge. Ormai credo che la gran parte di voi sia abituata. Tutti i bandi FESR hanno questo sistema. Abbiamo cominciato noi come settore a utilizzarlo anche per altre leggi. E comunque il sistema informatico naturalmente è d'obbligo. L'autenticazione avviene con le modalità classiche, SPID, carta d'identità elettronica, eccetera. Ogni soggetto può presentare una sola domanda e la domanda ovviamente può essere presentata senza apposizione di firma, perché c'è comunque un'autenticazione sul sistema da parte di chi presenta la domanda. Deve essere tuttavia presentata domanda dal legale rappresentante o suo delegato per i soggetti pubblici, può essere il sindaco che delega un dirigente o un altro, quindi il meccanismo di delega è una letterina in genere. Per i soggetti privati il meccanismo di delega è più complesso ed è una procura speciale, e in allegato al bando trovate un facsimile di procura speciale che può essere utilizzata per la pubblicazione. Ora, noi usiamo naturalmente Sfinge perché ha i vantaggi di un sistema gestionale, no? Ci consente di gestire le domande, di avere tutta una serie di monitoraggi, e la compilazione sul sistema per voi è assistita, cioè i vincoli che leggerete nel bando, so, percentuali, tempi, allegati, documenti da consegnare, lì sono cablati, e quindi se non riempite, se non compilate un certo spazio, se non flegate qualcosa, se non allegate, il sistema vi guida. E soprattutto vi guida nella presentare il progetto, perché il progetto andrà scritto dentro Sfinge. Ci sono dei box che potete vedere come sezioni del progetto, che hanno dei limiti di carattere sufficienti ovviamente per descrivere bene il progetto. Lì troverete anche il cronoprogramma che compilerete naturalmente con gli elementi che avete al momento della pubblicazione, della redazione del progetto. Troverete anche la sezione per compilare il quadro economico.
i tempi, l'apertura, la compilazione delle domande su Sfinge, vedete che è aperta dalle ore 13 del 26 luglio 23 alle ore 16 del 16 ottobre 23, cioè avrete a disposizione 2 mesi e mezzo. Quindi, siccome progetto magari non è semplice, noi abbiamo pensato un poco tempo, perché magari questo è questo bando è per noi il primo, quindi eventuali mancanze, imprecisioni metteremo conto per i successivi, ma è il primo credo anche per molti di voi, perché la prima volta che un bando FESE è dedicato non alla cultura in genere, dove ce ne sono state, proprio al patrimonio culturale. Questo ampio termine, questo lo dico come si dice fuori sacco, sulla base dell'esperienza con altri temi, vi dà congruo tempo per inserire la domanda, descrivere il progetto, ovviamente potete salvarlo, rimane nel sistema, ci ritornate sopra la compilare. In altri casi abbiamo visto che molti si riducono all'ultimo momento. Non fatelo su questo, perché dovessero esserci dei problemi, qui le regole sono molto molto rigide, sono quasi binarie, cioè quindi alle 16 bene, alle 16.01 bene. I progetti devono essere avviati dopo l'atto di concessione del contributo. Ecco, questo è l'esito di quel decreto di cui vi ho accennato qualche slide fa. Noi avevamo messo la possibilità anche di iniziare, che so io, a partire dal 1 gennaio, una data che poteva essere, che so, marzo, aprile, insomma, quando il progetto aveva la documentazione necessaria, le caratteristiche necessarie, ad esempio gli impegni di spesa, per definirsi paragente. Con quella storia del CUP, noi dobbiamo per forza farlo dopo l'atto di concessione del contributo. Se pensate che il 16 ottobre si chiude, poi ci sono, se ben ricordo, 90 giorni che sono i tempi del procedimento, vedete che si va verso la fine dell'anno. E i progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 25. Quindi vedete che c'è, oltre a un congruo tempo per compilare i progetti, anche di fatto un paio d'anni per realizzarli. Questo periodo coincide anche con l'eleggibilità delle spese, cioè quando farete la rendicontazione le spese devono essere riferite a questo periodo. Eventuali proroghe poi dovranno essere richieste prima del 31 di dicembre, ovviamente, e questo è un termine tassativo. Mentre eventuali richieste di variazioni, che però nell'apposito paragrafo vedete sono variazioni, non sono stravolgimenti del progetto, sono variazioni quasi compensative, dovranno essere richieste entro il 31 ottobre 25. Le rendicontazioni saranno presentate entro il 20 febbraio 26. Attenzione! In fase, in sede di presentazione della domanda, potrete flaggare su un apposito quadratino in cui si può optare anche per una rendicontazione intermedia che, facendo un po' di conti, potrebbe essere entro il 20 febbraio 25. Questo abbiamo ritenuto di farlo, diciamo, per compensare un po' l'inizio del progetto dopo l'atto di concessione del contributo.
entità devono avere questi progetti, entità economica, e quale può essere il contributo? Allora, la prima linea di intervento, soggetti pubblici, ha due configurazioni, diciamo, una comune, dovrebbe essere quella più, come dire, più utilizzata. Tutti i comuni, le unioni, le città della metropolitana, eccetera, ma poi aggiungete anche gli altri enti pubblici, ovviamente, possono presentare progetti di entità compresa fra 30.000 euro e mezzo milione. In questo caso il contributo concesso può arrivare all'80%, fermo restando la soglia massima di 300.000 euro. Tenete conto che la dimensione di questo progetto, ma definiamo quella, diciamo, normale, perché progetti di questo tipo, al di là della parte economica, dei cofinanziamenti, hanno anche un onere organizzativo di un certo peso, no? Rendicontare somme di questo tipo, insomma, comporta ovviamente anche qui degli oneri. Possono però esserci anche progetti più grandi, e qui abbiamo immaginato i comuni capoluogo, perché hanno bilanci forse più ambienti, strutture più ampie. Qui l'entità economica può andare da sopra un mezzo milione fino a 3 milioni. Il contributo in questo caso può arrivare al 70%, fermo restando un massimo di. Noi siamo stati attenti, un po', ci siamo immedesimati un po' nei possibili beneficiari, anche pubblici. A tale scopo abbiamo, con Cristina, fatto numerosi incontri proprio per capire anche la possibilità da parte dei soggetti di cofinanziamento. E ci è sembrata naturalmente non elevata, se poi pensiamo, no, dai fattori che sono intervenuti, crisi internazionale, in alcune aree alluvioni, veniamo da anni di Covid, eccetera. Il contributo dell'80, quello che ho definito la situazione più normale, può essere incrementato del 5%, qualora ricorrono almeno uno dei criteri premiali che ho già, di cui vi ho già parlato. I progetti invece grandi, a rilevanza regionale, e attenzione, nel bando è spiegato con degli esempi cosa si intende di rilevanza regionale. Capirete che si tratta di progetti di certe dimensioni che sono riutilizzabili o coinvolgono fette significative di territorio che sono, dicevo, riutilizzabili in altre parti della regione per significative porzioni di territori e di istituti culturali. Quindi il contributo dell'80 in questo caso può arrivare all'85, e vedremo poi, spero, i criteri premiali. Per i privati è uguale, diciamo, alla situazione normale per i soggetti pubblici, quindi progetti di entità fra 30.000 euro e mezzo milione, contributo massimo dell'80%, però tenendo presente che il massimo del contributo può essere 300.000 euro, e anche qui il criterio premiale. Ed eccoli qui i criteri premiali, anche questi non elaborati da noi, ma dagli organi, vedete la fonte, dal Comitato di Sorveglianza.
sono criteri del tutto ragionevoli. Uno, vedete, è la rilevanza del progetto rispetto ai temi dell'accessibilità e della fruibilità per persone con disabilità. L'utilizzo delle digital humanities a fini didattico-educativi, sociali o imprenditoriali, l'utilizzo di soluzioni CT conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Vedete la numero 4 che spiega quanto vi ho detto all'inizio sulla coerenza col PNR, la capacità di operare in sinergia con altri fondi e o con il PNRR, che peraltro in questo momento sta riguardando, credo, diverse delle università comuni di questa regione e anche noi in modo molto, molto pesante. Il criterio 5 è un criterio di localizzazione, e cioè guarda se il soggetto beneficiario, pubblico e privato, è localizzato nelle aree montane o nelle cosiddette aree interne. Per capire se fa il caso vostro, in allegato trovate, allegato al bando, trovate, scusate, gli allegati, deliberati dalla giunta nelle, come deliberazione che vedete qui indicate. Quindi dovrebbe essere questo un criterio numero 5 molto, molto automatico. Ora, spero di essere stato chiaro. Naturalmente il bando è la fonte, ma non bastasse quello. La regione ha, come per tutto il FESR, e noi lo seguiremo in modo particolare perché, come vi ho detto, anche per noi è la prima volta, ha un sistema di supporto che vi può consentire, in questi 2 mesi e mezzo in cui il bando rimane aperto, di rispondere ai vostri quesiti, quindi al di là della giornata di oggi, che è necessariamente limitata, ci può consentire di rispondere ai vostri dubbi, alle vostre perplessità, in ordine sia al bando sia al sistema Sfinge. Al sito che vedete trovate, questo è il sito, la sezione del sito in cui si trova il bando, lì trovate, troverete, trovate già una serie di documentazioni che si arricchirà. Comparirà fra breve, stiamo testando la procedura, il manuale per la compilazione della domanda, manuale operativo, nel bando. È denominato in vari modi, diciamo, o linee guida per la o manuale per la redazione del progetto, perché è il manuale che vi guiderà nella compilazione delle maschere, delle sezioni di Sfinge dedicate a questo progetto. Poi troverete il manuale per la rendicontazione, ovviamente questo troverete poi successivamente, perché in questa fase la cosa importante è partecipare e essere giudicati ammissibili. Questo è la fase successiva. È a disposizione un indirizzo di posta elettronica dedicato, che vedete qui indicato, che è l'interfaccia per voi, ma che ha un supporto, cioè i tecnici del nostro settore ovviamente collaboreranno con questo help desk, con questo front office, chiamiamolo così, per darvi le risposte. E anche a disposizione questo numero telefonico sarà a disposizione, che non è propriamente un numero verde, ma è un numero comunque a tariffa urbana,
in cui potrete anche qui avere delle risposte. Vi ricordo che la struttura di helpdesk del FESR è una struttura certificata, come molte cose della regione Emilia-Romagna, quindi è tenuta a rispondere, se non sbaglio, entro 3 giorni. Quindi noi come settore patrimonio aiuteremo i colleghi a mantenere questo standard. Un'ultima cosa che vi può interessare: voi avete abbiamo fatto una veloce carrellata del bando, abbiamo visto a chi vi è rivolto, quali tipi di progetti si possono presentare, di che importo, l'intensità del contributo che si può ricevere, con quale caratteristiche, vincoli o premialità, come saranno valutati i progetti e naturalmente ho trascurato le parti relative al dettaglio, alle rendicontazioni, se non dandovi i tempi generali che sono indicati nel bando. Vi ho anche detto che quel bando è come fosse cablato, diciamo, dentro il programma Sfinge, quindi titoli, percentuali, numero di documenti, vi guiderà. Se non compilate qualcosa vi sarà detto, se cedete nel numero di caratteri vi sarà detto, insomma. È un modo per fare domande strutturate ed entrare. Ma il procedimento, e questa è una caratteristica di tutti i progetti FESR, è suddiviso fra diverse unità organizzative. Diciamo, a voi può non interessare in questa fase, ma credo sia giusto anticiparvelo, perché dietro c'è un ragionamento e direi anche un approccio serio che la regione fa a questo tipo di finanziamenti, e non a caso, come sapete, questa è una regione che spende i fondi europei e li spende senza criticità. La prima fase, che arriva fino alla concessione del contributo e poi avrà un seguito magari negli atti di prova o di variazione, è svolta dal settore patrimonio culturale, e in particolare il dirigente coinvolto sarò io, e essendo coinvolto nella concessione non sarò coinvolto nella valutazione, quindi lì ci sarà, diciamo così, una commissione ad hoc. Questo perché non ci siano commissioni di ruolo. Dopodiché tutta la partita passa all'area liquidazione, quindi a un'altra collega dirigente che sovrintenderà alla parte di rendicontazione e pagamento. E anche questo per segmentare le responsabilità ed evitare il cumulo. Infine, i controlli, e attenzione, controlli ex ante ed ex post, controlli perché noi li facciamo su tutte le nostre leggi regionali. Nel caso dei fondi comunitari, ovviamente, la cosa è più marcata, anche perché poi tutti i programmi sono oggetti di audit, di monitoraggio, eccetera. Quindi questa parte qui, controllo e monitoraggio, sarà fatto da un altro settore e un altro collega che sarà responsabile di questa cosa. Io credo di avere terminato la carrellata, non so se sono rimasto nei tempi. Adesso io passo la parola, innanzitutto tolgo la condivisione,
e passo la parola sperando di essere stato prima chiaro, secondo di annoiato, a Anna Maria. Grazie Claudio. E allora parliamo di comunicazione e condivido anch'io la presentazione, cercherò di essere breve. Voi capite che il tema che affronteremo con i progetti che presenterete, e speriamo che siano accettati a finanziamento, non so se vedete. Sì, sì. Si vede? Sì, perfetto. E questi questi progetti appunto hanno un grande interesse per il pubblico, perché ovviamente attraverso il digitale amplierete i vostri servizi e quindi noi ci teniamo molto, insomma, che si comunichino, che voi comunichiate direttamente insieme a noi i vostri progetti. Vediamo un po' la filosofia della comunicazione e la programmazione 21-27. Noi, scusate un attimo. Scusate che. Allora, noi poniamo ovviamente i cittadini al centro, i giovani in primis, ma diciamo tutti i cittadini con una logica di inclusione, che sono protagonisti ovviamente della degli obiettivi che ci poniamo. Quindi le persone al centro della nostra strategia di comunicazione. La strategia di comunicazione vede responsabili sia gli strati membri che hanno un loro ruolo, sia l'autorità di gestione, quindi la Regione Emilia Romagna, che è responsabile dalla fase di programmazione all'implementazione di questo programma finanziato dai fondi europei, ma anche voi, se sarete beneficiari, avete un ruolo molto importante. Questo perché? Perché ovviamente nel momento in cui si utilizzano delle risorse pubbliche e si crea valore con queste risorse pubbliche, è bene che i cittadini tutti lo sappiano. Le regole che vi presento si trovano nel regolamento dell'Unione Europea del 2021, il numero 1060, gli articoli 46 e 50 all'allegato 9. Noi abbiamo tentato di sintetizzarveli, ma sono abbastanza molto chiari. Il ruolo della regione è di fare assistenza ai beneficiari, lo diceva prima il dottor Leombroni, e quindi la nostra funzione è di aiutare i potenziali beneficiari a presentare la loro domanda, ma anche poi nella successiva fase di rendicontazione insieme appunto a colleghi che si occupano di questa fase, e vi aiutiamo anche nella seguire le regole della comunicazione. Tanto più che adesso con questa programmazione 21-27 sono state introdotte anche delle sanzioni, per cui chi non segue, se sarete oggetto di controlli e si vede che non avete seguito le prescrizioni contenute in questo regolamento sulla visibilità e la comunicazione, vi si chiede di appunto fare dei correttivi. Se non farete questi correttivi, ci può essere una riduzione del contributo fino al 3%. Ovviamente questa ha la funzione di sensibilizzarvi rispetto all'importante funzione della comunicazione. Noi abbiamo una grande sfida, cioè in Italia a livello nazionale la politica di coesione è conosciuta, cioè Eurobarometro fa periodicamente delle indagini tra i cittadini dei 27 paesi. L'Italia si posiziona abbastanza ai vertici della classifica come conoscenza che l'Unione Europea attraverso dei fondi investe nelle città e nelle regioni. Purtroppo però siamo fanalino di coda se a coloro che conoscono questi investimenti si chiede se pensano che abbiano un effetto positivo nella propria vita, soltanto attorno al 35%, e ultimo paese in Europa la risposta è sì. Noi sappiamo che nella nostra regione la gestione dei fondi europei, tanto sicuramente abbiamo una spesa che è sempre ovviamente totale di questi fondi, ma anche in tempi molto veloci,
Ma pensiamo anche che ci sia un riscontro positivo di questi investimenti. È chiaro che questo si può ottenere a maggior ragione con una buona comunicazione insieme a voi. Lo sportello imprese ne ha già parlato Claudio prima, quindi non sto ad accentuarlo. Volevo fare una precisazione rispetto a Sfinge, che solitamente è un sistema, una piattaforma che non dà tanti problemi. Trovate sul sito, sotto la voce opportunità, trovate proprio una pagina dove si trova il manuale di utilizzo di Sfinge, ma anche un help desk specifico per Sfinge. E comunque, se poi non trovate questa informazione, scrivendo a Info Porfes, ovviamente ve la indicano i colleghi, perché appunto poi se ci sono problemi informatici è bene che siano poi i tecnici che intervengono direttamente. Allora, arriviamo a presentarvi gli elementi della comunicazione. Quindi avete un obbligo in tutte le i documenti, le comunicazioni che sono rivolte a un pubblico esterno alla vostra organizzazione, di evidenziare il sostegno che avete ottenuto dall'Unione Europea. Come si evidenzia questo sostegno? Da un lato con degli elementi grafici, quindi questi quattro loghi che comunque trovate, dopo vi daremo i collegamenti dove trovate appunto queste indicazioni. Sono quattro loghi e sono quelli della politica di coesione in Italia, un logo unico personalizzato per ciascuna regione, trovate infatti il nostro sotto l'indicazione Emilia Romagna, e i loghi degli enti finanziatori, quindi Unione Europea, Repubblica e Regione. Poi avete un obbligo nel vostro sito e sui social di mettere almeno delle indicazioni sul progetto che state realizzando, che una volta che è ovviamente ammesso a finanziamento, e poi questo è generale per tutti. Poi se avete presentato un progetto con costo totale inferiore o uguale a 500.000 euro, dovete porre un poster o un display elettronico in formato A3 o superiore che riporti di nuovo descrizione, obiettivi e risultati attesi dal progetto. Capite che tutto questo è per dare la massima diffusione al vostro progetto, e sappiamo che voi ci terrete particolarmente, perché insomma, essendo soggetti che fornite un servizio, più questo servizio viene conosciuto e maggiore è il successo del vostro progetto. Nel caso ci fossero dei progetti di costo superiore ai 500.000 euro, avete due obblighi. Tratta di un investimento materiale, quindi che comporta l'apertura di un cantiere, è richiesto un cartellone ben visibile al pubblico di dimensioni analoghe al cartellone di cantiere. Poi, una volta che è finito l'intervento, dovete sostituirlo con una targa permanente. La targa permanente è d'obbligo anche se comprate dei macchinari. Nel caso dell'acquisto dei soli macchinari non dovete apporre il cartellone, ma dovrete fare direttamente far realizzare la targa. Sia per i cartelloni che per le targhe che per il poster avete una facilitazione. Su Sfinge, una volta che inizierete a rendicontare, potete produrre sia il poster, quindi alla fine avete una modalità per cui inserite le informazioni che sono il titolo, la breve descrizione, gli obiettivi e i risultati, e poi vi si genera un file che potete poi stampare per realizzare il poster. Stessa cosa avviene per le targhe e i cartelloni. Non credo ci siano, ma nel caso insomma ci fossero dei progetti di costo totale superiore a 10 milioni, ma non credo che sia di questo bando, dovete anche fare un evento, organizzare un evento chiamando un membro della commissione e l'autorità di gestione. Tutte le informazioni che vi ho dato le trovate sul sito FESRA, vi abbiamo messo sia l'indirizzo della pagina che il QR code, e trovate delle linee guida che vi spiegano anche in maniera più dettagliata quanto vi ho riassunto. Io passerei adesso alla fase delle domande.
per alzata di mano, vedo che probabilmente già qualcuno ha la mano alzata. E a questo punto abbiamo già tre domande, quindi allora.